Salve a tutti, sono Maria Teresa Santoro e mi occupo di statistiche del turismo e ho realizzato questo poster insieme alla mia collega Norina Salamone che si occupa di statistiche sul trasporto marittimo. Entrambe lavoriamo per la Direzione per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat. Il titolo del nostro poster è un'analisi congiunta dei dati sul turismo e sul trasporto marittimo per le isole del Golfo di Napoli e Isole Eolie. Ci siamo voluti focalizzare su queste isole in quanto per queste l'unico mezzo di trasporto disponibile per raggiungere è rappresentato dal trasporto marittimo, che quindi riveste un ruolo cruciale. I dati analizzati fanno riferimento alle indagini dell'Istat, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, capacità degli esercizi ricettivi e trasporto marittimo. Ma veniamo al turismo. La capacità ricettiva all'anno 2020, delle isole esaminate rappresenta meno dell'1% dei posti letto totali nazionali. I circa 30.000 posti letto dell'arcipelago campano sono concentrati principalmente ad Ischia, per l'80,6%, seguita da Capri e poi Procida. Per quanto riguarda i 7.000 posti letto delle isole Eolie, si concentrano principalmente nel comune di Lipari con l'85,8%, seguita da Salina. Passando ad analizzare i flussi turistici nelle strutture ricettive, si evidenzia che nel periodo 2016-2019, mentre le isole campane hanno visto variare i propri arrivi positivamente dell'1,2%, mentre le presenze sono diminuite del 2,8%, nelle isole Eolie si arriva che le presenze sono aumentate rispettivamente del 5,7% e dell'8,2%. In particolare, però, per quanto riguarda i turisti stranieri, questi sono aumentati vistosamente per l'arcipelago campano di oltre il 10%, mentre in misura nettamente inferiore per le isole Eolie. L'anno 2020, sappiamo che è stato un anno attraversato dalla pandemia da Covid e dalle limitazioni che ci sono state agli spostamenti, e conseguentemente c'è stato un profondo shock relativamente al turismo. Infatti, le presenze dell'arcipelago campano sono diminuite del 64%, mentre quelle delle isole Eolie sono diminuite del 43,9% rispetto a un valore medio nazionale di variazione negativa delle presenze del 52,3%. Tornando all'anno prepandemico, al 2019, risulta che nell'ambito dell'aggruppamento campano circa l'84% delle presenze si sono registrate nelle strutture ricettive di Ischia, seguita poi da Capri e Procida, mentre per quanto riguarda le isole Eolie, l'86,4% delle presenze si sono registrate nel comune di Lipari. Per quanto riguarda la composizione della domanda turistica, mentre Ischia e Procida presentano in media un peso della componente domestica decisamente superiore a quella inbound, l'opposto avviene a Capri. Nelle isole Eolie, invece, le presenze delle due componenti risultano più equidistribuite. Nel 2020, a causa della contrazione dei flussi turistici, in particolare per quelli provenienti dall'estero, che è successo? Il peso della componente domestica è aumentato un po' dappertutto, raggiungendo livelli dell'80%. Salvo a Capri, laddove invece si raggiunge il 69,5%. Un altro fattore importante è la stagionalità. Per la specificità di queste destinazioni, il turismo si caratterizza per essere fortemente concentrato nella bella stagione. Ma se in Italia i flussi turistici si sono concentrati nel 2019, nel periodo estivo da giugno a settembre, per il 60% delle presenze annue, nell'arcipelago campano saliamo al 66,1% e delle Eolie addirittura al 75,3%. Relativamente meno concentrato sembra il flusso turistico relativo all'isola di Ischia. Nel 2020 la concentrazione si è accentuata ulteriormente e principalmente nel trimestre luglio-settembre. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, innanzitutto diciamo che gli aliscafi e le navi che giornalmente effettuano collegamenti per le isole in esame ammontano a circa un centinaio, tutte di nazionalità italiana, con un evidente impatto sull'economia locale e nazionale. Negli anni 2016-2019, nelle isole esaminate, mediamente si sono mossi in un anno quasi 5,3 milioni di passeggeri, per un numero medio anno di navi arrivate di oltre 80.000. Mediamente, oltre il 50% dei passeggeri è sbarcato tra giugno e settembre a Capri, Ischia e nelle Isole Eolie, a Procida il 41,8%. Quindi si riscontra meno stagionalità, confermata anche dal valore della deviazione stagionale, pari a 2,2 a Procida. Capri è l'isola con il valore più elevato, infatti è pari a 4,1.
Ischia e le isole Eolie si collocano nel mezzo. Nel 2020, in conseguenza del lockdown, ci si poteva spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità certificata. Questo quindi ha comportato una drastica riduzione del numero dei passeggeri, soprattutto i mesi che vanno da marzo a giugno sono stati quelli maggiormente penalizzati. Bene, l'oggetto di interesse della nostra analisi è rappresentato da quella porzione, quella parte di passeggeri sbarcati che poi pernottano nelle strutture ricettive. La restante parte dei passeggeri, che quindi non interessa l'analisi, è rappresentata quindi da pendolari, escursionisti, pernottanti in strutture diverse rispetto a quelle ricettive, viaggiatori occasionali o altro. Abbiamo costruito quindi un indicatore ad hoc, composito, che è un tipico rapporto di derivazione, che rapporta il numero degli arrivi nelle strutture ricettive al numero dei passeggeri sbarcati. Il valore dell'indicatore quindi dà un'indicazione del livello di turisticità legato al trasporto marittimo. Cosa è emerso? Che le isole Eolie, rispetto alle singole isole del Golfo di Napoli, sono più turistiche se rapportate al trasporto marittimo. Il valore medio anno nel periodo 2016-2019 è 268 arrivi turistici su 1000 passeggeri sbarcati ad Ischia, 109 a Capri, 27 a Procida e 334 per le Isole Eolie. Nel 2020 i valori dell'indicatore si abbassano, quindi a Ischia 219, 77 a Capri, 19 a Procida ed addirittura 112 per le isole Eolie, che registrano quindi la diminuzione più significativa pari addirittura a un terzo. Quindi, probabilmente, molti dei passeggeri sbarcati non rientrano nella categoria dei turisti che vanno a soggiornare nelle strutture ricettive ufficiali. Venendo alle conclusioni, quindi diciamo che l'indicatore di turisticità sul trasporto marittimo è un nuovo strumento di misurazione congiunta dei due fenomeni, interconnessi tra di loro, ed è molto utile per fare monitoraggi nel tempo e nello spazio di determinati territori e conseguentemente per fare interventi mirati sugli stessi. Dalla lettura poi dei dati emerge anche che sarebbe opportuno provare a limitare la forte concentrazione di presenze turistiche nel periodo estivo in tutte le isole in esame, provando a diversificare l'offerta di prodotti turistici oltre a quello tipicamente balneare, puntare alle potenzialità inespresse delle isole Eolie per migliorarne e migliorarne i collegamenti intermodali per favorirne la raggiungibilità, specialmente per quanto riguarda i turisti stranieri. Ed infine a Procida vi è la possibilità di poter sfruttare il margine di posti letto già disponibili, questo specialmente nell'ottica di cogliere la vantaggiosa occasione derivante dall'essere stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2022.